Immagini riprese dal monitor dell'ippodromo di Milano per la prova di qualifica di 5 puledri di 2 anni con l'1 Urlo del Prix, Lorenzo Calorio, 2 Upland Kronos, Fabio Martinelli, 3 Unique Etuel, Carlo Belladonna, 4 Ulisse d'Este, Franco Ferrero, 5 Udinese Olt, Gaetano Carro. Ragguaglio da effettuare 1,25 euro migliore al chilometro. Unique Etuel per il comando mentre c'è l'errore del numero 5 Udinese Olt. Unique Étoile da Napoleone Margiprav, colori della scuderia Lainate Nord, della guida di Carlo Belladonna, e dunque al comando in seconda posizione Urlo del Prix. I 200 in 15-1, in terza rimane il numero 2 Upland Kronos, in quarta il numero 4 Ulisse d'Asti. Fila indiana all'uscita dalla piegata, c'è in errore il numero 2 Upland Kronos, il quarto iniziale si passa in 32-1. All'avanguardia Unique Étoile, in seconda posizione rimane Urlo del Prix, in terza Ulisse d'Asti, per la quarta Udinese Olt, poi Upland Kronos che risbaglia e viene squalificato. 47,5 per il 600, continua all'avanguardia Unique Étoile precede Urlo del Prix, in terza sempre Ulisse d'Asti. In quest'ordine si arriva al paletto di metà corsa in 1,04 e 7, sposta Ulisse d'Asti. Prova di qualifica a Torino, immagini riprese dal monitor dell'ippodromo di Vinovo, ricommentate dal sottoscritto Franco Pinna per l'utilizzo e la proprietà del sito ippicaoggi.com. Completamento del giro in 21 netti, per ora si allontana la possibilità che tutti possano qualificarsi, continua all'avanguardia Unique Étoile, in seconda Ulisse d'Asti, tanto sbaglia Udinese Olt che viene squalificato, continua al comando Carlo Belladonna, 1,36,3 per il terzo 1200, 31,6 la terza frazione, completamento della curva, i cavalli entrano in dirittura, ai 200 finali il tempo è di 1,52 netti, all'avanguardia Unique Étoile, per la seconda posizione c'è il recupero di Urlo del Prix. Unique Étoile continua all'avanguardia avanti a Urlo del Prix. Unique Étoile completa in 2,07 e 6 e dunque si qualifica. Difficile la qualifica per gli altri due.